Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono molto contento perché ho seguito il mio istinto e dopo aver letto il libro La principessa e il pescatore, di cui vi ho parlato nel video precedente, mi sono immediatamente comprato e letto questo libro qua, sempre della stessa autrice, Minh Thanh Nguyen, Viaggiatore su uomo e grado. È sì un romanzo, ma è un romanzo un po' particolare. Allora, è stato scritto 7 anni dopo, questo è stato scritto nel 2014, quell'altro nel 2007, se non sbaglio, anzi 2008. Perché è bello? Perché mentre nel primo lei racconta di questa ragazza vietnamita, nata in Francia però, della sua famiglia, della sua storia, amicizia con questo ragazzo, in questo secondo è sempre lei, però è più grande, è una decina d'anni più grande. Viaggiatore suo malgrado, perché? Allora, lei è diviso in due parti questo libro. La prima parte si chiama Andata e il secondo ritorno, ed è un espediente letterario. L'andata sarebbe il suo periodo che ha passato a New York, ospite in un appartamento di amici che sono andati via, e lei è stata a New York, ha girato la città e ha passato anche molto tempo al computer. E in questa andata, questa prima parte del libro, lei parla di tre viaggiatori loro malgrado. Allora, il primo è Albert Dada, del 1860, nato, che era di Bordeaux, un francese che aveva una patologia, anzi che ha contribuito, è stato il primo che ha permesso di dare un nome a questa patologia, cioè la dromomania, cioè uno che si spostava, non era in grado di stare fermo, era una persona normale, un operaio del gas, e a un certo punto in qualche modo impazziva e partiva, ma partiva a piedi, posti lontanissimi, è stato bloccato, è stato fermato da poliziotti, da forze dell'ordine, in tutta Europa, no? E lui soffriva, poi lo riportavano a casa, lui era quieto, una persona molto tranquilla, e dopo un po' però ripartiva. C'è stato un medico che ha fatto la sua tesi di medicina su questa persona e quindi l'ha raccontato molto bene. È un caso di una patologia. Poi si occupa di una seconda persona, questa Samia, che è una ragazza etiope, anzi scusate, della Somalia, che voleva correre, aveva le capacità, aveva la possibilità di fare la velocista e ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2008. È arrivata ultima nella sua batteria, molto distanziata dalle altre, e dopo non se ne è più sentito parlare. Ha dovuto tornare naturalmente in Somalia, dove c'era una guerra sanguinosa, e lei ha più volte cercato di correre, di allenarsi. È andata anche in Etiopia per allenarsi con la nazionale, con le etiopi. E insomma, questa storia è finita purtroppo tragicamente, perché lei ha voluto scappare da questa condizione assurda e, come molte persone, è arrivata in un barcone, partita dalle coste della Libia verso l'Italia su un barcone, ed è annegata. E proprio mentre la stavano per salvare, il suo barcone è rimasto senza benzina, loro erano alla deriva, insomma, poco prima di essere salvati da una nave italiana, non ce l'ha fatta, e nuotando è affogata, è entrata. È una storia di cui hanno parlato anche i giornali, una storia tristissima, che però è stata rapidamente dimenticata. Il terzo caso è quello di un suo zio, che anche lui, avendo subito tutte le quello che è successo nella guerra del Vietnam, è riuscito poi ad andare a Parigi, però ha perso la testa anche lì. E una delle caratteristiche della sua patologia, no? Di questo aver perso la testa, era quella che camminava sempre. Ecco, sono tre personaggi totalmente diversi, perché nulla hanno a che fare l'uno con l'altro, però sono legati da questa idea che in qualche modo dà il titolo al libro, ed è appunto Viaggiatore suo malgrado. Il ritorno che cos'è? Il ritorno da New York a Parigi in aereo. Lei racconta, che cosa racconta? Racconta suo padre, che finalmente, ve lo ricordate, il suo padre che nel romanzo non parlava mai, finalmente a un certo punto della sua vita, con lei già adulta,
essendosi rifiutato sempre di parlare della sua vita precedente, a un certo punto, dopo molti anni, da quando lei gli aveva chiesto all'inizio, lui comincia a parlare e a raccontare tutti gli episodi, tutte le tragedie che hanno costellato la sua vita in Vietnam, e fino ad arrivare a quando se ne torna in Francia. La costruzione di questa seconda parte è molto interessante, perché c'è una pagina o due dove parla lei e una pagina o due dove parla lui in prima persona. Sembra quasi un racconto che lui abbia scritto o abbia registrato per lei, e lei alterna queste due figure, queste due voci nella seconda parte del libro. È un libro bellissimo. È un libro bellissimo, la seconda parte, soprattutto perché in qualche modo prende cuore, perché entra in tragedie, in tragedie naturalmente di intero popolo, tragedie personali, entra nella storia, nel rapporto fra questa ragazza, questa donna ormai, e suo padre, ed è veramente un essere dentro. Dopo aver letto il romanzo sembra veramente di essere parte di questa famiglia, sembra di conoscere sempre di più questa ragazza. Ecco, io mi sono già comprato un altro romanzo di questa autrice, e se ne esco dagli altri me ne comprerò, perché è un entrare con delicatezza, con dolcezza in una tragedia e in una storia che c'è ancora vicina. Ve lo consiglio di leggere. Attenzione, se per caso venite a contatto, insomma, doveste conoscere questo libro prima dell'altro, io vi consiglio prima vi leggete quell'altro e poi vi leggete questo, che così siete dentro una storia. Ulteriore consiglio, fate come ho fatto io: se li leggete, leggeteli a distanza ravvicinata, così rimanete dentro in questa bolla fantastica, soprattutto in questo periodo durante il quale dobbiamo rimanere a casa. Bene, buona lettura.